Riparte il campionato di Serie D ed è subito derby al Mariani Pavone. Va in scena Pineto-Castelnuovo, primo atto di una sfida che si ripeterà anche mercoledì quando le due squadre si incontreranno nuovamente per il primo turno di Coppa Italia. In campionato sono i ragazzi di mister Guido Di Fabio ad avere la meglio, con i neroverdi che si impongono meritatamente 2-1, costruendo la vittoria nel primo tempo e controllando nella ripresa. Non basta ai biancazzurri il rigore di Cardella, troppo poco per un Pineto reo di aver lasciato un tempo agli avversari. La manovra del Castelnuovo appare più fluida già dai primi minuti e dopo tre giri di lancette i neroverdi passano in vantaggio grazie al diagonale chirurgico di D'Egidio, che fredda Mercorelli insaccando la sfera all'angolino basso per l'1-0 neroverde. La reazione del Pineto passa dai piedi di Simone Minincleri, che prova a portare apprensione con i suoi calci piazzati. Al 12° la sua punizione è assist per il tacco di Baldinini, ma la sfera termina oltre la traversa. Troppi errori e imprecisioni per i locali, il Castelnuovo ne approfitta e al 22° si porta sul doppio vantaggio. D'Egidio veste i panni dell'assistman e verticalizza per Lorenzo Emili, che a tu per tu con Mercorelli supera l'estremo locale per il 2-0 in favore degli ospiti. Il Pineto accusa il colpo e non va oltre, un colpo di testa ravvicinato di Cardella con Grace che si salva distinto. In avvio di ripresa Pomante prova ad inserire forze fresche richiamando a sé Restaneo e Minnozzi per inserire Domizzi e Pezzotti, ma è solo al 17° con l'ingresso in campo di Barlafante che arriva il primo sussulto. L'esterno si imbola in area e viene a contatto con San Severino. Il Pineto vorrebbe il calcio di rigore, ma l'arbitro lascia proseguire. Spinge in avanti ora la squadra di casa nel tentativo di riaprire la contesa e al 21° sfiora la rete su azione d'angolo e Baldinini di testa a costringere Terrenzio al salvataggio sulla linea nel parapiglia generale. Break del Castelnuovo al 24° con D'Egidio, il migliore dei suoi, che dalla destra mette in mezzo per Lorenzo Emili, ma la conclusione è centrale e Mercorelli fa sua la sfera. Proprio nel momento in cui il Castelnuovo sembra poter controllare la partita, il Pineto riapre le sorti del match. Al 36° Barlafante fa partire una bordata dal limite dell'area, respinta con un tocco proibito secondo Silvestri di Roma 1, che indica il dischetto del calcio di rigore. Cardella dagli 11 metri non sbaglia e insacca all'angolino il gol che riapre la contesa. Nell'occasione Corticchia rimedia il cartellino giallo, ma per il Pineto è troppo tardi e gli ultimi minuti non basteranno ai biancazzurri per recuperare una partita che il Castelnuovo vince meritatamente. Ora l'appuntamento è per mercoledì, quando ci sarà spazio per la rivincita in Coppa Italia. No, soddisfatto no, perché abbiamo regalato un tempo al Castelnuovo e quando regali un tempo a una squadra come il Castelnuovo è sempre più difficile poi portare a casa la vittoria. Ci sono stati troppi errori tecnici, non abbiamo ripreso mai una seconda palla, loro erano molto più cattivi di noi, sono stati un po' fortunati sul primo gol, però non sono contento, ho detto bene, perché una partita del genere non me l'aspettavo, aspettavo un'altra prestazione, un altro atteggiamento della squadra, però c'è anche da dire che è la prima partita, quindi c'è tutto il tempo per recuperare. Loro erano molto più cattivi di noi, abbiamo sbagliato tanti passaggi, abbiamo fatto tantissimi errori tecnici. Una squadra come la nostra, una squadra tecnica come la nostra non se la può permettere. Abbiamo avvantaggiato il gioco del Castelnuovo, è normale che poi quando vai sotto di due gol è sempre più difficile recuperare una partita con una squadra forte. Perché noi dobbiamo giocare sempre per vincere, sempre per portare a casa un risultato positivo. La Coppa Italia per noi è importante, ma soprattutto per la partita di oggi. I ragazzi sono consapevoli che oggi hanno sbagliato un tempo, anche perché il secondo tempo è vero sono stati un po' confusionari, però l'atteggiamento giusto c'è stato. Poi è normale che rischiare di prendere il terzo gol ci sta, perché sai, siamo tutti in avanti, rischiamo dei contropiedi che ci stanno. Però sono arrabbiato più che altro per l'atteggiamento del primo tempo, che regalare un tempo a una squadra come Castelnuovo, ho detto prima, ma soprattutto la prima di campionato, mi aspettavo un altro atteggiamento. Però ci sta, perché i ragazzi alla fine, fino adesso, non hanno mai sbagliato da questo punto di vista. Ci può stare anche un po' l'emozione, la voglia di dimostrare. Adesso c'è la partita di mercoledì, sempre con il Castelnuovo, speriamo di rifarci. È una grandissima prestazione anche per l'avversario che avevamo di fronte, quindi
I miei ragazzi hanno fatto davvero una partita strepitosa e penso che il risultato sia anche un po' stretto, perché abbiamo avuto forse il rammarico più grande, quello, due o tre occasioni clamorose per chiudere la partita e non ci siamo riusciti. Alla fine l'abbiamo riaperta, perché gli episodi in questo sport fanno la differenza, e c'è stato l'episodio del rigore che ha riaperto la partita fino alla fine. Poi abbiamo corso più rischi e ancora più bravi anche per quel motivo. Abbiamo lavorato tanto, siamo partiti anche un po' prima degli altri, proprio perché sono arrivati tanti giocatori nuovi, tanti ragazzi nuovi, e quindi ci voleva sicuramente un po' più di tempo per amalgamarsi. Però col passare dei giorni ho visto sempre questa intesa crescere, soprattutto su quelli sui davanti. Pian piano siamo, magari all'inizio noi eravamo, siamo cominciati a diventare squadra, adesso c'è molta convinzione ai nostri mezzi, perché facciamo belle giocate, ci divertiamo e abbiamo grande, grande voglia, grande determinazione. I ragazzi, quelli giovani che sono tanti, grande voglia di imparare.